Come stai? Bene, bene, voi come state? Saluti a voi e chi ci ascolta ora e ci ascolterà Come dopo. si diceva ai Dopo. telespettatori, ai telespettatori. Sì, esatto, benvenuti ai telespettatori. Senti, no, Hai stavo visto chiedendo Sanremo, io. Carlo? Ecco, L'ho visto, esatto, grazie Sanremo. a te. L'hai visto? L'ho visto Sanremo, Io non sono tutto. impazzito, ne parlavo con Daniele per Madame, la trovo fenomenale. Madame, ma sì, credo di aver capito, è quella che faceva quella canzone su Ti amo, dove sei? No. Si chiamava Voce. Sono tutte un po' Ombretta così. Voce. Sì. Esatto, sono un po' tutte così. Ti amo, dove sei? Diciamo a Sanremo piuttosto frequente. Diciamo che capita spesso. Eh sì, è voce, voce, ho capito, la canzone si chiama Voce, e infatti, a me mi No, divertirono un perché tra paio, l'altro, eh. Carlo, no, Dimmi, dimmi. mi ricordo che tu sei un grande esperto, e allora, insomma, adesso ormai l'hip hop, no, in Italia va per la maggiore, ma insomma, tu sei sempre stato pionierista, diciamo, in questo interesse musicale da tempo, quindi allora mi chiedevo come vedi anche questi nuovi scenari na nostrani, nazional popolari, diciamo. Oggi c'è la trap. È vero, oggi c'è la Oggi trap. c'è la, diciamo, bisogna. Ma è una domanda seria, a cui vuoi una risposta Sì, seria? poi ti fa punteggio accademico, dai. Mi fa punteggio accademico. E che ti vuoi che ti dica? Sì, oggi diciamo c'è la trap che è un po' diversa. Alcune cose sono secondo me interessanti. Il problema è che con l'autotune si perde un po', diciamo, tutto si impasta, no? Quindi è un po' come, cioè, potrebbe essere che anche in architettura avviene lo stesso. Che cos'è l'autotune oggi? Forse il render, ho visto che voi avete fatto delle riflessioni su questo. È L'utilizzo di vero. programmi, non so, tipo appunto, no? Cioè, un programma che ti omogeneizza un po' tutto, tipo non, senza fare i nomi, va. Non. Sì. E Però c'è un po' questo problema, quindi questo, a ma scavare. bella questa. Sì, no, no, hai ragione. Questa mi sembra una bella. Vabbè, che è il problema dell'automazione, no? Vale per tantissime cose, anche nell'espressività, diciamo. Eh Io sì, mi guarda. vedo oggi. Dicevo che prima, una Mi volta vedo c'era quello che metà nero. smarmellava. Ve lo ricordate il software che smarmellava? Ma per i render o per la musica? Beh, per i render la musica è un po' difficile, ma la smarmellatura era un'altra di queste formule, insomma, molto buffe. Quindi stai Senti. citando i fondamentali, però, Daniele, Guarda, questa perché. divagazione, questa trasmissione è un po', diciamo, un gioco. Questa è biascica. Assolutamente, Eh cioè, Rodolfo Santani, ricordatelo sempre, perché altrimenti qui, se rimaniamo in si seno prevede della. una quarta stagione che si vocifera Così si dice, così si di dice. Boris, sì, addirittura su Disney Plus. Grande, Esatto. ormai. Allora, senti, io volevo cominciare questa chiacchierata dicendo che in realtà oggi è una puntata che ti ringraziamo tanto che insomma hai aderito un po' alla nostra richiesta, o comunque ci siamo trovati perché in realtà avevamo in mente di fare tutt'altro e questo è il bello della nostra programmazione. Invece, appunto, all'improvviso c'è stata questa tua adesione, o comunque, insomma, sapevamo Beh, che. quando Carlo mi ha aperto e mi ha detto guarda, facciamolo oggi, io ho detto oggi, tocca farlo oggi. Mi è sembrato bellissimo. Sono molto impreparato, ma sono particolarmente impreparato perché io vedo, ti seguo su Instagram, ovviamente, vedo le cose bellissime che fai, insomma, ci siamo scambiati qualche messaggio Sì, su certo, WhatsApp, ma insomma. spesso. Più o meno sappiamo, ci conosciamo e sappiamo un po' quello. Come no? Però ecco, la cosa interessante secondo me oggi è partire un po' da questa idea che in verità riconosco anche nelle cose che fa Mattia, perché Mattia mi ha invitato in un corso che lui ha fatto alla Sapienza qualche tempo fa e ho visto dei progetti meravigliosi legati a questa. Ora dico una parola che potrebbe essere non perfettamente pertinente, poi magari possiamo anche vedere le cose, eccetera, che è questa idea della decadenza, no? Allora, quando oggi Mattia mi ha detto, guarda, oggi parliamo con Carlo e facciamo una chiacchierata con lui, ho detto bellissimo, perché in verità tutto quello che vedo che fai e anche questa cosa che abbiamo fatto con Mattia, ha fatto lui, io ho partecipato minimamente, insomma, era bellissimo perché si creavano nella mia testa tutta una serie di immaginari veramente decadenti,
ma decadenti con un'accezione di vitalità e di previsione, di ricchezza, di abbondanza, meravigliosi. Allora, non senza fare i riferimenti al termine decadenza, insomma, alle questioni letterarie, eccetera. Però trovavo molto interessante che Mattia lavorasse appunto in quel laboratorio 4 di progettazione ad un tema affascinantissimo, eccetera, eccetera, ma i cui esiti erano immaginifici, erano meravigliosi, per cui c'erano queste grandi fotorestituzioni, diciamo così, di mondi, di paesaggi, eccetera, veramente strani, molto curiosi. Uno di questi era la galleria Alberto Sordi, piena di farfalle. Era diventato un luogo dove stavano le farfalle. Adesso la dico semplificata. Allora, questi rendering che hanno trasformato quell'ambiente urbano, mi hanno subito, come dire, acceso una scintilla di immaginazioni. E facendo il collegamento con le cose che fai tu, ho detto, ecco, mi sembra poi una linea perfettamente in connessione queste immagini che Carlo fa, sia quelle di restituzione di un mondo più, come dire, ampio, urbano, eccetera, quelle invece un po' più realizzate su qualche edificio. E volevo un po' capire se questa parola decadenza è una parola che è fruttuosa oppure, boh, non so, è una cosa che ci porta fuori strada invece. Questo è da vedere, Io hai insomma. visto nel titolo di oggi, a proposito di questa giusta riflessione che fai, Daniele, e lascio subito la parola a Carlo, l'ho tolta perché effettivamente la decadenza porta sempre, no, a quell'alone un pochino di tristezza. E ho usato il termine involuto, involuzione, che forse ci crea invece degli scenari diversi, immaginifici, un po' come dici te. Però sono anch'io molto curioso di sapere che ne pensa Carlo, se invece qual è il suo punto di vista. Beh, allora, cioè, appunto, i termini sono importanti. Io personalmente, diciamo, non ho questi due termini, non li ho, diciamo, focalizzati. Però, diciamo, conoscendovi, so cosa significate con questi termini che avete adesso, no? Di decadenza e dall'altro quello che è stato indicato anche nella locandina. Per me, da questo punto di vista, potrebbe essere, diciamo, potrebbero avere un senso nell'ottica di considerare che, per esempio, per quanto entrando in tema, per quanto riguarda Acqua Roma, la necessità è quella di entrare, come dire, di familiarizzare con qualcosa che oggi più che mai diventa, ma non perché lo dico io, perché insomma sono ragionamenti che sono, come dire, da un certo punto di vista sono il pane quotidiano relativamente come dire, alle problematiche legate alla crisi climatica, legate, diciamo, a un mondo che in qualche modo si sta rivoltando contro i sapiens, e i sapiens in qualche modo in questo momento sono, appunto, no, possono, diciamo, si trovano, come dire, spauriti, spaesati, vittime cioè preda di una dislocazione. In questo senso, forse la decadenza può essere, diciamo, un tentativo di familiarizzare, diciamo, di trovare un termine che in qualche modo rende familiare un aspetto perturbante, perché comunque quest'idea di la decadenza, comunque, secondo me, diciamo, Certo. immediatamente richiama anche, diciamo, un universo letterario, se volete, tardo Come romantico, cioè, se penso proprio al decadentismo, no? Come corrente letteraria. Quindi, secondo me, diciamo, è perché abbiamo bisogno di sentirci a nostro agio utilizzando termini che in qualche modo ci rendono più familiari a certi problemi, tipo appunto la crisi climatica, tipo, ma per dirne solo una, ma anche lo scenario pandemico. Diciamo, il mondo in cui viviamo oggi è estremamente perturbante, no? decisamente. Volevo fare una piccola premessa per mettere anche a suo agio Carlo, perché io e Daniele andiamo subito. Invece mi faceva piacere comunque presentare Carlo, che appunto è chiaro che poi magari siamo in un ambito in cui ci si conosce, di amici, però diciamo fa parte anche un po' di rito. Carlo è architetto, è ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara. E appunto a me è piaciuta molto una indicazione che tu hai dato nella tua, diciamo, piccola presentazione poi sul tuo sito, che secondo me è molto curata e molto, molto acuta. Cioè tu giustamente dici,
adesso scusami se la reinterpreto, la dico a modo mio, magari poi Carlo Vai. ce la ridirà nel modo migliore. Cioè, tu giustamente dici, io sono un architetto che usa l'architettura per fare attraverso una pratica artistica e teorica. E questo mi sembra molto bello. Lo trovo molto bello perché secondo me, tra l'altro, ce n'è tantissimo bisogno. Cioè, è una pratica, e di questo anche, no, con Daniele ne abbiamo parlato a lungo e largo, di qua e di là, ma effettivamente secondo me c'è un problema molto interno alla nostra disciplina, ma forse non solo, in cui appunto si fanno le discipline artistiche in un senso troppo, se volete, venale, troppo legato al mercato, troppo legato al professionismo, dove invece l'apparato, no, l'obiettivo alto, diciamo, che secondo me sono obiettivi alti quelli che si dà a Carlo, dell'artisticità o della teorizzazione, cioè di utilizzare una propria competenza, una propria professionalità, però per raccontare altre cose, per dire una propria poetica appunto sul mondo, eccetera, eccetera. Questo effettivamente Carlo è molto bravo, soprattutto è molto bravo con i lavori appunto di cui stiamo parlando. E poi Carlo, quando vuoi, ci racconterai, e anzi se vuoi ce lo fai anche vedere, questo progetto a cui stai lavorando a qua Roma, che in qualche modo ha influenzato il tema della puntata. E Io quando volevo prego, dire, prego, Daniele. essere, così concludo, sì, effettivamente è importante No, no. dirci un po' chi siamo, perché questo poi alla fine incide. Io sono andato subito dritto perché poi alla fine sì, Ci mi piace. conosciamo troppo bene. Allora, la cosa bella che voglio dire e voglio sempre ricordare è che noi siamo, partecipiamo a una generazione 40-50 anni, diciamo così, ormai un po' più o meno ci siamo sentiti intorno a quell'età. E Carlo, lo ricordo un po', è uno di quelli che ha usato il mezzo del blog e quindi ha usato un po' il sistema per raccontare e narrare un po' tutte le sue, come dire, divagazioni. È un architetto che però ha tante curiosità e questa è una caratteristica sua, ma in realtà anche di Mattia, perché tiene anche lui un blog, un po' meno io, ma insomma, anche io mi presto su questa faccenda. E questo secondo me è importante dirlo, perché appunto, come dicevamo, riagganciandoci, scusate, a una serie di puntate che abbiamo fatto, di cose dette nelle altre puntate, è questa divagazione dell'architetto che è e sviluppa e coltiva una poetica al di là del mestiere, al di là della professione, al di là, è una cosa fondamentale. Che poi sia un mezzo di comunicazione come il blog o un'altra cosa non è importante, ma ci tengo a ridirlo, a ricordarlo, perché noi ci siamo un po' formati su Arkit e appunto gestendo Grande conto nostro. Marco Brizzi. Esatto, Tra vedi. l'altro salutiamo Marco che ci ha Salutiamo messo Marco. un interesse al nostro evento, perché chiaramente gli ho Viva! mandato l'invito e ha Finalmente! subito risposto. Bene, quindi lo aspettiamo e lo interrogeremo pure lui. Io sì, diciamo, direi che no, mi fa piacere, Daniele, che tu hai dato questa, diciamo, hai tracciato questo ricordo, hai fatto, insomma, hai messo il segno su questa cosa, per cui effettivamente sì, anche voi, anche senz'altro, siamo, diciamo, una generazione che si è per prima cimentata con, possiamo dire, la rete come elemento o insomma strumento attraverso il quale in qualche modo veicolare o declinare, diciamo, il proprio essere sì, architetti, anche alle volte informatica. Io penso che da questo punto di vista, diciamo, si misurano cioè, la rete in qualche modo è anche un luogo in cui non c'è, diciamo, non esiste, diciamo, la possibilità di essere dimenticati, no? Quindi nel bene e nel male. Quindi in qualche modo io l'ho sempre vissuta un po' anche in questi termini, cioè l'ho sempre pensato anche come un luogo nel bene dove fondamentalmente è possibile ricostruire o lasciare una traccia. Viene, insomma, mettiamola anche in termini così un po'. Per cui penso che alla fine, e che comunque la pelle, diciamo, con la quale uno poi no, si veste attraverso il tempo sulla rete o cambia, si modifica, si modificano le tecnologie. Chiaramente io, diciamo, sì, nel 2003 ho iniziato a fare, quindi parecchio tempo fa, ormai siamo quasi allo scadere dei 20 anni. Avevo fatto questo blog che prima, insomma,
Fondamentalmente, diciamo, era montato era un HTML, un sito carlopradi.com che facevo tutto in maniera autonoma con un HTML su Dreamweaver. A un certo punto poi sono passato su piattaforma WordPress e lì diciamo era più semplice la possibilità, diciamo, no, di... Però anche lì questa questione qui, poi sono arrivati i social e quindi Facebook di fatto si è trasformato per tutti, cioè è un po' come anche qui, è come la questione nella rappresentazione, nel disegno di architettura, secondo me è un po' successo lo stesso, no? Cioè, che cosa? Io ho fatto l'artistico, mi sono diplomato, quando ho fatto il mio percorso di studi, diciamo, ero quello che disegnava bene, no? E già questa cosa rappresentava, come dire, all'epoca rappresentava in qualche modo una specificità che altri non avevano e che era richiesta. Però nel mentre effettivamente diciamo approcciavano tutta una serie di software che aprivano invece la possibilità di diciamo di trovare dei mezzi di esprimersi dal punto di vista visivo a tutti, cioè bastava, non è che voglio dire, no? E lo stesso secondo me è avvenuto sulla rete rispetto alle esigenze dei singoli di far vedere quello che fanno, di far sentire la loro opinione o di esprimersi, no? E quindi se prima era, diciamo, una difficoltà enorme quella di, no, anche da questo punto di vista Daniele, insomma, lo ricordo come tra i pionieri, diciamo, no, insieme anche con Mattia abbiamo lavorato tanto insieme anche in passato, Daniele lo vedevo così anche mi pare, no, anche all'Interaction Design Institute di Ivrea, no, con Stefano Mirti, Walter Aprile, quindi insomma, stiamo parlando secondo me di una storia che sarà interessante, che sarebbe interessante, diciamo, ricostruire. Eh? Avete parlato di Marco Brizzi, insomma, noi adesso siamo. Marco con gli amici Marco è Matteo stato Giorgia fondamentale. avevano fatto, vi ricordate la generazione della rete? Avevano fatto un Un tentativo, libro però forse con Presidenza addirittura troppo Pugliese. anticipatore, con Presidenza Puglisi, esatto. Mol, perché CR, molto ormai c'ha credo tanti anni, insomma, però sì. fecero proprio un tentativo di Una sistematizzazione. pubblicazione. Però sono d'accordo con te, Carlo, effettivamente. Più passa il tempo e più abbiamo una quantità ormai smisurata di materiali che anzi, ti ricordi, lo dicevamo Daniele, cioè in realtà se uno si mettesse a storicizzare la vita dall'epoca dall'avvento dei social o di internet, non basterebbero gli anni che dell'umanità per fare una storicizzazione del web, perché è chiaramente è un esponenzialmente incremento di informazioni, dati, no? Di tempo reale, di vita in diretta, chiamiamolo di grandi fratelli diffusi, eccetera, eccetera, che è chiaro che Molte cose è una cosa sarebbero molto anche giusta. interessante, molto interessante. Sì, Molte cose sarebbero, ognuno diciamo, potrebbe. dovrebbero avere l'oblio perché non meritano, diciamo, di essere tramandate ai posteri, secondo me. Però se adesso, Sì, e diciamo, però no, dall'altra parte c'è evidente. l'opportunità che ognuno si costruisce una propria storia, questa è incredibile, no? Cioè c'è la Certo. storicizzazione personale, perché ognuno se la fa se ci si mette, ovviamente se ha le capacità, però questo è Beh, incredibile come è cambiato il mondo. anche diciamo come si dice, no, i diari di Facebook ormai sono, come Sì. dire, sono l'identità della persona, quindi c'è chi diciamo magari come per esempio io, no, come me che utilizza il mezzo per così interagire rispetto ad un percorso così di ricerca, perché io la vedo in questi termini, no? Ma in altri casi ci sono usi diversi e quindi il diario fondamentalmente costruisce una narrazione della persona, di come si vuole, come si Certo. autorappresenta, come vuole essere vista e percepita dagli altri. Però senti, allora facciamo così, proviamo un po' a Sì. commentare Comunque qualcuna Daniele, delle. è stupendo come noi presentiamo delle puntate con un tema e poi parliamo di tutt'altro. Adesso magari Guarda, la ritorniamo. Questo è divagazione molto bello. è l'anima della nostra cosa. Proviamo a fare una cosa. Adesso io vorrei provare a condividere. Non Sì. uso Messenger, di solito utilizzo altri software, però vorrei Ok. condividere con voi il mio schermo. Se lo vedi è quel pulsante tutto a sinistra.
In basso a sinistra dice condividi il tuo Ah, schermo. perfetto. O quindi a questo punto vi chiedo di darmi conferma che se visualizzate, diciamo, Sì. Sta l'interfaccia del. Ok, quindi praticamente partendo. ditemi Vai, quando si lo deve. vediamo. Aspetta che vorrei metterlo in modalità. Si vede Ecco. bene, si vede bene. Esatto, questo qui è appunto, come dire, l'ultima pelle della mia presenza in rete. È appunto quello che era, diciamo, precedentemente era alienlog.wordpress.com, adesso è carloprati.net, e questo, diciamo, no, è all'interno di questo sito vi è, diciamo, indicizzato per modalità differenti, progetto, ricerca e disegno, parte insomma, il mio lavoro. Acquaroma, visto che diciamo su questo mi avete sollecitato, e che ho piacere, diciamo, di presentarvi in qualche modo attraverso la pagina che è dedicata a questo progetto, che comunque è una serie di collage. Io lavoro in questo momento per serie, quindi così, giusto come premessa, diciamo, no? C'è, da questo punto di vista, ecco, per esempio, l'uso di un sito è molto aiuta, diciamo, a fare chiarezza rispetto anche al proprio lavoro. Quindi, per esempio, in questo caso nel disegno io Certo. lavoro nel collage o nella mano libera. Nel collage lavoro in questo momento per serie. Quindi Roman Bunker Archeologi, o Moderno Vuoto, o il disegno dell'autonomia, insomma, sui tra e in questo caso Acqua Roma, ognuna di queste serie lavora su alcune tematiche attraverso il collage, alcune tematiche del progetto. Quindi Acqua Roma è in questo senso ha a che vedere con, appunto, con una serie di cose che in qualche modo ci siamo detti precedentemente, ma leggo direttamente dall'incipit, diciamo, della pagina: quale sarà l'immagine di Roma nell'era del riscaldamento globale, quale effetto produrrà sull'architettura e sui monumenti della città eterna l'innalzamento del livello dell'acqua, possiamo considerare l'emergenza ecologica come un'opportunità per dialogare e convivere con il non umano che incombe su di noi. Quindi, quello che sto costruendo a partire dal primo l'incipit di tutto ciò è nato con questa mappa del Nolli che ho, diciamo, lavorato seguendo una serie di, diciamo, indicazioni che la mappa del Nolli dà dal punto di vista anche proprio della topografia di Roma, che poi è il nome, se non anche della carta in questo caso. Per cui effettivamente il Nolli si presta moltissimo a, seguendo, diciamo, comunque 3 livelli di inondazione ogni 10 metri di questi, diciamo, dell'acqua, a creare anche una dimensione estetica, se volete, legata alla riflessione in questione. Quindi, a partire da questa mappa, da questo disegno, che è la mappa idrografica di Roma, che ha delle dimensioni piuttosto consistenti, cioè circa 3 metri per 2, insomma, quello che è a cui un giorno vorrei, diciamo, il mio sogno è quello di trasformarla anche in una mostra, in un momento in cui questi 3 metri per 2 di mappa siano, come dire, percepiti come tali, in questo senso sono pensate. E così è fatta per quadri, perché il Nolli, come voi sapete bene, diciamo, è stato di base anche per la Roma interrotta di Argan, che funzionava per, mi sembra, 15 quadri, no? Ognuno dato ad un architetto. In questo caso io ho poi, diciamo, l'idea è quella di produrre dei tasselli, di fare uno spot su questi tasselli di questa mappa. Questo è il primo quadro, e a partire da questi, per esempio in questo caso, no, c'è il Tempio della Pace, così come lo definisce Nolli, e l'Anfiteatro Flavio, che diventano poi questi collage specifici. Cioè, questo è il primo quadro, il Tempio della Pace, che è poi, insomma, la Basilica di Massenzio, con questo elemento, diciamo, acqueo che costituisce un piano di sezione ideale, e allo stesso modo, anche sempre al primo quadro, appartiene questo collage legato all'Anfiteatro Flavio, al Colosseo, per cui,
diciamo, questa è la modalità operativa che mi sono dato. Questo è il secondo quadro della mappa idrografica che, diciamo, prende proprio il Gianicolo, che effettivamente rappresenta come dire, un elemento fortemente naturale, quasi in un'isola, no? Quindi, quindi a partire da questo secondo quadro si generano delle visioni e in questo caso il Monte Gianicolo e il Rione Parione è un frammento di una di queste visioni e chiaramente si vede come poi diciamo, oltre a certi segni che no, rimangono come il gasometro, insomma, le foto poi chiaramente sono foto autoriali, originali, che mi sono come dire, peritato di andare a fare da certi punti specifici perché volevo raggiungere questo. L'hai fatte apposta, diciamo, per Sì, l'ho questo fatta apposta perché, lavoro. certo, sì, Certo. perché a differenza di altri, cioè quando il lavoro si struttura di più da un punto di vista del collage, oggettivamente, diciamo, Certo. andare a ricercare l'immagine in rete, Non quella fa sempre ti parte. soddisfa. No, più che altro quello fa parte, secondo me, di un altro tipo di modalità di operare sul collage, che se volete è più Ok. istantanea, invece quando un progetto, Certo. diciamo, come in questo caso si struttura di più, allora ci sono delle esigenze diverse. E anche delle esigenze che, diciamo, no, per esempio, come è difficile, capito, no, trovare quel punto di vista da che effettivamente ti faccia poi poter vedere al Gianicolo come se fosse l'isola di Ischia o Procida. Io, È tra l'altro, vero. in questo collage ho utilizzato proprio delle parti dell'isola di Procida perché. Cioè diciamo dell'arenaria dell'isola di Procida e così sempre no, come Perché continui quindi ci questa sono delle parti di città che tu ricostruisci, non sono esattamente, diciamo, ti può capitare, può capitare. diciamo che per quanto riguarda l'aspetto come di sì, diciamo per esempio anche in questo caso vediamo se qui se io poi ecco se te la zoomo Sì. Per dare oggettiva, per esempio, in questo caso qui, per rendere quest'idea degli edifici, diciamo, che stanno sul Lungotevere in prossimità appunto del tridente, no, del piccolo tridente, no? Per voi, questo qui no? Sappiamo che via dei Banchi Vecchi, no? Via Paolina, insomma, questi piccoli. Per fare questo effetto, diciamo, di edifici che in qualche modo sono salmastri, no? Allora ho preso in realtà delle foto degli alinari che, diciamo, fotografavano più o meno quello stesso punto sul principio, diciamo, fine 800. E effettivamente queste qui Ok. sono in realtà, cioè, ho fuso i palazzi attuali con i palazzi che c'erano all'epoca. Diciamo quando gli Alinari fotografavano Roma all'inizio. Questo perché effettivamente, diciamo, capito, c'è un processo e mentre per esempio con questi punti qui dove esiste appunto dove ti dicevo come le vogliamo chiamare, no? Queste scogliere di arenaria che sono tipiche di Procida, per esempio, Nisida, li ho messe come dire, le ho lavorate qui e le ho fuse, però con quello che effettivamente è, diciamo, no, questo è il fontanone, quel qui Gianicolo, c'è. Sì, certo. è una fusione abbastanza fedele, assolutamente fedele, però è Ah, per rafforzare, interessante. quest'idea di niente, di lavoro, di lavoro con. Della Prego. visione che avevi in mente in qualche modo, no? Sì, Cioè tu sì. giustamente, come stai raccontando in modo molto interessante, sei partito da un'idea ben precisa e poi chiaramente fai la foto. Però vedi che effetto fa cercando di mettere poi l'acqua, eccetera, eccetera. Aggiungere dei dettagli per enfatizzare di più il messaggio, no? Il contenuto che chiaramente il collage sta esplicitando, mi sembra. Sì. Anche in questo caso, per esempio, no? Diciamo, che chiaramente la Basilica di Massenzio, secondo me, effettivamente produce, no, l'acqua, è un piano di sezione, fondamentalmente, come dire, forse questo aspetto del monumento, no? Questo gigantismo del monumento, poi si accentua, non perde mai, come dire, il suo fascino, per questo dico, no? Come fai a famiglia, in qualche modo, diciamo, no, a rendere, a trovare il fatto che parlava anche Daniele, cioè il fattore, come dire, no, l'estetica,
nella dimensione, come dire, se vuoi, tragica, perché in qualche modo Certo, chiaramente certo. non vorrei, diciamo, che questo effettivamente sì, questo scenario ci trovassimo, diciamo, a fronteggiare uno scenario di questo tipo, anche se effettivamente sì. Posso Prego. chiedere una cosa? Allora, queste immagini che ci hai fatto vedere, per esempio, mi piacciono perché ovviamente contengono questa stratificazione di, come dire, intenzioni, una stratificazione di intenzioni bellissima, perché poi appunto concorrono queste intenzioni a un'espressività più forte, per cui appunto si sovrappongono immagini di epoche diverse, si costruisce questa immagine. Però mi sembra che manchi, ma sarà sicuramente per scelta, un elemento vitale. Cioè, voglio dire, non si cade in queste immagini, per esempio, nel gioco di mettere, che so, la barchetta a vela con l'omino che va, oppure, che ne so, uno che va in canoa in questo mare. Volevo chiederti se è una scelta voluta, se ci hai pensato, se hai lavorato cercando proprio di evitarlo, oppure, ecco, insomma, è capitato. Sì, no, questa ti ringrazio per la domanda. In questo momento penso che, cioè, io non inserisco volontariamente dei fatti, diciamo, gli elementi umani o se vuoi, appunto, non so, contestualizzanti di un certo contesto, per esempio la barca o la cosa così, perché penso che in qualche modo bisogna, diciamo, voglio rendere una distanza cioè, voglio che si osservi con distanza l'architettura, in modo da poterla, diciamo, in qualche modo, architettura, diciamo, è un termine che magari non tutti associano questo lavoro, in particolare di Acquaroma, no, all'ortodossia del progetto, no, alle forze conservatrici, cioè questo qui non è un lavoro probabilmente che altri potrebbero chiamare architettura, io ne sono perfettamente consapevole, cioè so che per alcuni è anche giusto, no? Questi sono esercizi puramente voyeristici, Però però guarda, io non lo io ritengo. ho dei No, dubbi. aspetta, ho dei forti dubbi pure io, quindi guarda, tu sei dei nostri, diciamola così, che è più semplice. No, questo secondo me è proprio ricerca, cioè voglio dire, questa Eh modalità sì, certo, pure espressiva per me. cioè, ma è evidente, ma bisogna dirlo ad alta voce, cioè questo è un'innovazione, cioè voglio dire, è chiaro che stai ragionando su temi, su delle visioni, degli spot, delle punti di vista molto personali, ma è lì che si vede l'architetto che sei, cioè voglio dire, mi sembra evidente, questa è una cosa fondamentale, per cui noi cadiamo spesso sempre in questa dialettica tra quello che uno si immagina che è, non lo so, l'accademia, la professione, l'architettura, l'arte, eccetera, eccetera, con quello invece che noi tradiamo sempre chi siamo. Io lo vedo costantemente, siamo in grado, noi tre siamo un esempio, di tradire le nostre certezze e di andare un po' oltre, di dire vabbè sì, però quello che facevo prima magari lo cambio, oppure cerco qualcosa un pezzettino più là. Quindi questo è il valore gigantesco che io ritrovo in queste bellissime immagini che, tra l'altro, allora, anche questa cosa che tu dici incredibile, no? Io evito, faccio. Ma cioè, Però lì c'è. quella secondo me, Daniele, è una risposta molto interessante perché in realtà Carlo l'ha detto, in fondo predilige l'aspetto, se chiamiamolo architettonico, chiamiamolo urbano, cioè allora giustamente evita la Rigoroso. distrazione dell'omino, no? Mi Certo. sembra molto, molto chiara, però a maggior ragione, cioè la risposta che ha dato Carlo, a mio avviso, conferma il fatto che quell'opera sia fortemente architettonica. Ora, ritornando al tema di fondo che c'è dietro a questi lavori, cioè effettivamente io mi chiedo, appunto, invece la riflessione che mi porta un po' nella telefonata che ci siamo fatti con Carlo sono emerse, cioè si fa tanto parlare in questo periodo storico, insomma in questo periodo, diciamo, da qualche anno, di come rigenerare la città. Anche addirittura che insomma non si può più sentire la parola rigenerazione, perché proprio veramente dice oddio, occorre. Effettivamente queste riflessioni, con tutto che io capisco quello che dice Carlo, dice io non mi auguro che avvenga questa cosa qua. Dall'altra parte, quante volte noi abbiamo messo in discussione la cesura dei muraglioni del Tevere a Roma? Cioè, pure quella è una roba che sì, avrà risolto un sacco di problemi, anche se abbiamo perso gli acquerelli meravigliosi di Frank, no? Ma dall'altra parte abbiamo perso il rapporto col fiume.
su questo è un bene o un male? Cioè, da una parte ci siamo tolti un po' dei topi, un po' di monnezza, eccetera, eccetera, ma sappiamo bene che le decisioni drastiche oppure le decisioni, chiamiamole in una debacle molto gettonata tra noi architetti, decisioni ipermoderne per cercare di, no, avvalorare alcune infrastrutture della città, eccetera, eccetera, qualche problema lo portano, qualche problema rispetto alla poetica della città, al romanticismo della città, chiamiamolo come volete. Allora, su questo, sulla provocazione forte che un'immagine di Carlo ci può dare, ma esiste una via intermedia in cui io il rapporto con la città, con l'acqua lo vorrei avere a Roma e in questo momento invece non ce l'ho perché non c'è. Io devo scendere giù, mo perché il nostro inviato va a correre lungo il Tevere, ma se non vai giù e scendi giù di almeno una decina di metri, tu questo Tevere lo guardi sempre come fosse una cartolina, no? Tendenzialmente. Quindi Ma secondo guarda, me c'è un tema profondissimo che viene fuori sul sì, no, paesaggio della città. io sono, aspetta, perché a questo punto, visto che mi piace questa questione della condivisione a tutto campo, no, e quindi vorrei condividere con voi e questo discorso che si sta, diciamo, costruendo tra le questioni architettoniche, ma in qualche modo pure quelle legate, diciamo, al tema della rappresentazione dell'uso della rete anche come, no, come elemento che in qualche modo è pure progettuale, direi. E vorrei condividere da questo punto di vista, condivido di nuovo lo schermo, ditemi se lo vedete. Sta partendo. Ecco, questo qui è, diciamo, perché rimane, io comunque lo tengo sempre in piedi, questo è, diciamo, ciò che al momento rimane del sito proprio carloprati.com, di cui vi dicevo prima, no? Dove fondamentalmente c'erano, adesso poi tra l'altro alcune cose vedo che si sono perse, ma lo faccio perché effettivamente qui nel 2008 comincio ad aggregare queste postcard, cioè. E in particolare il primo, per cui questo rapporto appunto tra Roma e l'acqua, secondo me è fondamentale, perché questo che in qualche modo collage, con cui ho iniziato fondamentalmente, sì, era, oddio, questo dovrebbe essere 2008, sì, a riflettere su questi, anche utilizzare questo mezzo. Attraverso questa cosa delle postcard che poi usate anche voi, avete anche voi, diciamo, no? Effettivamente qui si vede come, ed era semplicissimo, questo qui è stato, molto spesso succede che i collage più efficaci in realtà si costruiscono con due mosse, in questo caso proprio un livello era Benares, un gatto di Benares, e l'altro è Trinità dei Monti, e si vede come fondamentalmente, sapendo che lì c'è la barcaccia, che la barcaccia è un monumento che ricorda, idealmente la leggenda racconta che a seguito di un'alluvione si era arenata una barca lì, per quello. Quindi effettivamente, diciamo, quello che tu dici, Mattia, che Roma abbia perso il suo rapporto, no, con il fiume oggi, ma che effettivamente questo, per esempio, no, ricorda le naumachie, Piazza Navona, in realtà in questo caso c'era anche l'idea di mettere insieme, no, i river market che sono appunto nel Far East, sono comunque, Roma secondo me è stretta, questo tipo di ricerca, così, che va nel collage, appunto, mi dimostra sempre, mi ha sempre dimostrato che Roma in realtà è, diciamo, l'acqua è un elemento predominante anche dal punto di vista della sua progettualità. E io sono convinto che da questo punto di vista la progettualità anche futura della città non può prescindere, adesso stavo vedendo se, ecco, per esempio, anche questo più o meno era senz'altro, no, un altro di questi collage che avevo fatto all'epoca, appunto sugli atri, hai parlato degli argini, in realtà, no, anche qui, diciamo, gli argini è vero che hanno levato da un certo punto di vista il rapporto col fiume, però allo stesso tempo, come diceva pure Purini, mi ricordo durante le sue lezioni, quando tu scendi al di sotto degli argini hai una percezione di uno spazio che forse è di una modernità estrema, che Roma forse non ha, cioè, ci sono, quindi in realtà è molto fecondo questo tipo di ricerca, molto Certo. fecondo.
Tra l'altro penso che in termini di rigenerazione urbana, e tu Mattia, diciamo anche come diciamo, all'interno no, di procedure importanti che sono state comunque messe in atto attraverso i concorsi negli ultimi anni a Roma, seguendo sia dall'ordine no, queste cose da vicino, nell'ambito della rigenerazione, secondo me, si deve tener conto di questo dato. Cioè, anche un po', no? Decisamente, Sì, penso che per esempio, decisamente. no, sembra, vabbè, ho detto abbastanza, dai. No, ma tra l'altro, per questo io dico appunto che, tra l'altro questo mi pare che era sempre emerso, Daniele, un'altra volta, cioè nel senso, purtroppo, e in questo secondo me è molto interessante il tema che sottolineava Daniele, cioè del fatto che lì la chiamo involuzione, poi chiamatela decadenza, non mi frega niente, desistenza, resilienza, decrescita, come le pare, che questo approccio alla visione della città, alla propria capacità espressiva da architetto, possa portare, come giustamente diceva Daniele, a una capacità invece immaginifica del futuro. Non è romanticismo che nel senso mi piango il latte versato e dico, ah, quant'era bella Roma quando ci stava quello col mandolino. Non è questo. Secondo me viviamo, e anche questo credo che abbia un grande merito o demerito, non lo so, insomma, una grande influenza sempre la rete internet. Viviamo in un momento in cui il percorso non è più, a mio avviso, così lineare tra passato e futuro. Non è una linea dritta. Passato e futuro oggi si mischiano tantissimo. Noi guardiamo a delle cose e sappiamo reinventarle per farle diventare nuove, ma magari guardiamo delle cose vecchie, così guardiamo delle cose del futuro e però le consideriamo già vecchie perché è inutile cercare, no, dei punti di vista. Su questo, per esempio, spendo una parola sull'impegno che Giovanni Caudo sta facendo in questo momento per la sua candidatura. Giustamente lui parla tantissimo del fatto che la città di Roma, che si è sviluppata come si è sviluppata, con i problemi di una pianificazione fatta un po' così, diciamo, e quindi perversa, però presenta al giorno d'oggi una grande potenzialità. E tra l'altro le immagini che fa Carlo, secondo me, lo rivelano molto bene. Quella del Gianicolo l'ho trovata particolarmente significativa. Scusate se apro tantissime parentesi, ma credo che siano molto interessanti, perché quella del Gianicolo dice una cosa che noi architetti forse sappiamo bene, ce l'hanno raccontata in tanti, eccetera, eccetera, del fatto che Roma è tendenzialmente una città orizzontale. È orizzontale che non svetta mai, no? I famosi grattacieli a Roma non ci sono, c'è il cupolone, però tendenzialmente ha questa quota, tendenzialmente quasi indefinita e sempre piatta, che si Fluviale, alterna tra l'altro. fluviale, è una piattezza fluviale, guarda, io la dico sempre questa, fluviale, noi siamo veramente fluviali, Che poi interessante. alterna naturale a artificiale, però sempre la stessa quota, cioè quello è stupendo, sto Gianicolo, esatto, il Gianicolo con il rione Parione, insomma stanno tutti sempre a questa stessa quota e tu intravedi sempre un paesaggio lontanissimo, anche perché è molto estesa la città. Ora, quando si parla di città, e ritorno a Caudo, quando si parla di città di 15 minuti, ma che cosa volete dire? Vogliamo illudere che fra 3 anni, 4 anni ci abbiamo il sistema delle metropolitane londinese o parigino? O forse stiamo dicendo che sì, è chiaro che una città in cui tutto è a 15 minuti di distanza è molto pratico, è molto salutare, è molto sano e bello, ma significa che tu devi decentralizzare, cioè devi avere su una realtà territoriale come Roma, no? Dove appunto non c'è un insediamento infrastrutturale così potente e così forte. Devi avere degli ambiti, delle tante città, dei piccoli ambiti in cui appunto questo tipo di capacità di tenere stretto il presidio sanitario, la scuola, l'alimentari, il centro aggregativo, eccetera, eccetera, stanno in una dimensione che è tendenzialmente una dimensione prossima, non remota, prossima, diciamo. Questo mi sembra molto interessante e da questo punto di vista dico, cioè,
come abbiamo già detto appunto un'altra volta, gli architetti moderni, diciamo contemporanei di oggi, devono avere un approccio che vada oltre lo squisitamente lasciare la pietra, fare il suo monumentino, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista credo che questa capacità visionaria dell'architetto, che va totalmente riscoperta e potenziata, sia un lavoro di grandissima raffinatezza intellettuale che può creare degli spunti per lavorare nella città molto nuovi, molto diversi, che magari invece di buttare soldi per fare determinate cose, tu anche con pochi mezzi, eccetera, riesci a creare dei meccanismi che cambiano, mettono in gioco situazioni diverse perché le sai vedere con occhi diversi, come ci fa vedere Carlo, insomma, mi sembra in questo. Sì, no, io sono, vedo per esempio, ci sono, sì, il tuo ragionamento diciamo lo condivido anche perché effettivamente pensare alla città di 15 minuti e a una sua diciamo realizzabilità e quindi diciamo in tempi Poco brevi tempo. è piuttosto invece come per esempio sta succedendo anche a Milano attraverso un lavoro secondo me che stanno conducendo. Sulla microurbanistica, cioè sull'urbanismo tattico, diciamo così, quindi è proprio il fatto di, diciamo, no, che non è poi la città policentrica, è proprio la possibilità in qualche modo di ragionare da questo punto di vista sul tema, diciamo, della rigenerazione in una misura in cui forse proprio il termine della sostenibilità in questo caso, diciamo, torna ad avere una sua, come dire, una sua nobiltà, perché da questo punto di vista forse è più sostenibile e più ragionevole pensare, diciamo, di poter intervenire in una maniera di tipo tattico, con delle procedure di tipo tattico, recuperando certi, no, anche qui pure Daniele ha fatto tanto lavoro sui piani di zona, diciamo. No, conosciamo che cioè, siamo anche lì, siamo una generazione tutto sommato, diciamo, su questa anche tempo, come dire, transitorietà, effimero, diciamo, temporaneo, no? Sono tutti temi che noi conosciamo bene, ma che è strano che ancora oggi, diciamo, non siano in qualche modo stati, cioè sì, si prendono in considerazione, non voglio, come dire, fare come si diceva un po' di anni fa, si prendevano in giro questi film, tipo Vabbè, Italia-Germania 4-3, no? Cioè, piangersi addosso, cominciarsi a fare già, no? Perché ti ricordi? Però certe cose probabilmente non passano mai di moda, ecco, e effettivamente cioè, tenerne conto di queste modalità trasformano anche la città nell'ottica, diciamo, è giusto lo slogan dei 15 minuti, è giusto, cioè, io anche vorrei, diciamo, tendere ad una città dove fondamentalmente, ma poi Certo. sarà inevitabile perché quelle sono anche le questioni che ha portato, secondo me, la pandemia. Cioè, da un lato, la questione del distanziamento Dall'altro. e della prossimità porteranno sempre di più a vivere il proprio quartiere. E se il proprio quartiere, diciamo, non è in grado in qualche modo di sopperire a delle, diciamo, alcune cose che devono essere comunque cos'è che fa un quartiere, ecco, no? E altre cose, invece, probabilmente le offriremo così come stiamo facendo adesso. Allora, io volevo intervenire su queste Certo. cose salutando Elena Andreoni che è stata con noi la settimana scorsa, proprio appunto a proposito di questa questione sia dei 15 minuti ma anche dell'urbanismo tattico, qualsiasi cosa significhi, perché Eccola. poi queste sono frasi, Ciao parole, Elena. espressioni. Ciao Elena, esatto, perché Ciao lei sta. Marilu, ci saluta anche Marilu. Ciao Marilu, si sta Ciao. occupando con il dello spazio pubblico appunto di tante faccende legate sia alla prossimità, al tema della democrazia e alla crescita, diciamo, della città, ma anche di strategie di trasformazione legate appunto a una questione ludica ed educativa. Ecco, diciamo così, il tema della bene dello spazio pubblico quest'anno è questa. E mi piace pensare che appunto poi ciascuno di noi, a suo modo, noi tre, ma anche altri, ci siamo prestati nella città, nel passato, ma lo facciamo anche nel presente, io negli spazi educativi che mi capita di vivere. Trasformiamo, siamo interessati a queste micro trasformazioni, ai momenti di socialità. Noi abbiamo fatto appunto queste esperienze in Roma Lab insieme, abbiamo fatto poi tante altre cose anche separatamente, però ecco, l'idea di appropriarsi della città e fare in maniera tale che diventi un luogo qualsiasi, il centro di una piccola comunità che si aggrega attorno a un evento, a un fatto, una micro trasformazione, eccetera, eccetera, lo ritengo estremamente importante anche per la strategia politica, diciamo, di un riformatore o di un innovatore per il futuro di Roma. E su questo io tenderei veramente molto a rivalutare il nostro ruolo di, non
non professionisti, pensatori, poeti, come vi pare, perché è vero, è così. Roma, le metropoli avranno un senso solo se si riuscirà a creare, non voglio dire l'unità di vicinato, però insomma delle microcentralità inevitabilmente disperse attorno a dei centri civici che più o meno sono individuati, che sono le scuole, per esempio. Le scuole sono altamente depotenziate, fortemente sottovalutate. Pure sono dei centri civici di grandissimo rilievo che in questo momento sono tutto sommato i pronto soccorsi a viverle, sia le scuole superiori che le scuole medie, gli asili, le scuole elementari un po' meno, quello è un altro discorso. Ma insomma, i centri civici possono veramente co contribuire perché azioni di prossimità intorno a una comunità scolastica, che sono poi le famiglie che vivono intorno a un certo quartiere, sono veramente pazzesche. Quindi mi piace, ecco, poi appunto intersecare queste cose e pensare sempre che dobbiamo pensare alla città dei 15 minuti come un'opportunità per noi altri, cioè per noi altri che interveniamo e vogliamo trasformare con gesti semplici, veramente a volte anche immateriali, è lo stare insieme, i luoghi, che possono diventare veramente centro di un futuro per Roma Certo, molto molto importante. la città dei 15 minuti esiste già, bisogna rinforzarla, rimboccarsi le maniche per solidificarla, farla capire, come dici te, poi Daniele, tu lo sai molto meglio di noi, di quanto appunto la scuola sia un luogo nodale in questo e baricentrico, ma tutto il tessuto appunto di dei 15 minuti, che non è una questione spaziale, è una questione proprio fisica, cioè è la relatività. I 15 minuti devono essere tradotti in quanto ci metto io fisicamente ad andare in posti, insomma, a piedi, serenamente, a piedi, con tutte le potenzialità che una città può offrire. Senti, Mattia, io ero curioso però, visto che poi divaghiamo, di vedere se riusciamo a guardare qualcuno di quei lavori che hai fatto con gli studenti in quel laboratorio, perché, boh, erano affascinanti e Sì, secondo me si potevano commentare. ovviamente condivido lo schermo volentieri. Ovviamente, nel caso di quel laboratorio, che era appunto il laboratorio Atelier Design 4 al Dipartimento di Progettazione, di Pianificazione, Design, Tecnologia e Architettura dell'Università della Sapienza, in realtà io lì li avevo stimolati proprio su questo tema appunto del 1-1. In parte ci stiamo battendo tanto, Daniele, insieme, lo abbiamo fatto anche insieme nelle nostre attività didattiche condivise, come le tesi allo IED, eccetera, cioè di rimettere un po' l'uomo al centro del progetto, no? Cioè tu sei un progettista, quello che dicevamo all'inizio di Carlo, che cosa vuoi dirmi facendo il progetto, cioè attraverso le tue competenze tecniche, no, al contrario. Io sono un tecnico, poi ti dico anche una cosa da uomo, ma insomma mi sembra laboriosa, un po' da robot, da Toby, direi, quell'architetto Toby. Allora in realtà le avevo stimolati un po' su questo e un po' appunto dandogli questo tema della Galleria Colonna, che la Galleria Colonna non ha nulla da ristrutturare, diciamo, è totalmente nuova, ben fatta, precisa. Forse gli manca proprio il fatto di non appartenere, no? Di essere nel centro, diciamo, di uno shopping mall del centro storico, no? Nell'asse Via del Corso, Via del Babuino e Via Ripetta, diciamo, di essere al centro poi dei luoghi del potere, perché c'è Palazzo Chigi, nonché Montecitorio. In qualche modo gli ho detto, ma se appunto questi fattori, diciamo, di decrescita della società arrivassero in qualche modo a influenzare voi come progettisti, come trasformereste la galleria? E devo dire che i risultati sono stati molto, molto interessanti e divertenti, cioè tra chi, ne faccio vedere alcuni, in qualche modo ha cercato una poetica del trabiccolo, no? E quindi si è immaginata delle costruzioni, perché poi c'era più velleità, diciamo, però decadenti nella loro poetica costruttiva, a chi appunto come Carlo, per esempio, si è immaginato, chi era? Ecco, si è immaginato che la galleria venisse completamente inondata d'acqua. E quindi in qualche modo tutto l'allestimento anche della stessa galleria venisse rivisto, diciamo, in relazione a questa, diciamo, all'effetto che poi l'acqua
crea in uno spazio vitale, diciamo, esistenziale, ma come poi, insomma, noi siamo abituati a Venezia, chiaramente conosciamo anche molto bene. O chi invece ha giocato con anche fattori più prettamente ludici, ecco, cioè ha trasformato in chiave di Luna Park, è sempre stato uno un po' degli aspetti, diciamo, del piacere che si trasforma, no, in terrore in qualche modo, no? Ecco, Quella è la quando c'è chi ha formazione lavorato. colasiana, no, degli Esatto, New esatto. York, Coney Island, diciamo, Bravo, l'ombra di bravissimo. Rem Koolhaas è sempre, come dire, È come da, sempre beh, non so se è Darth Vener o se, diciamo, è Obi-Wan, questo poi dovete dire voi. Mi aiutate questo voi a capire. è ancora da scoprire, infatti, in effetti. Ci vuole appunto la serie di Boris 4 su Disney Plus, così chiudiamo il cerchio per Star Wars. Insomma, questi devo dire sono stati a chi addirittura in una chiave quasi Grande Fratello, cioè tra Disney e Grande Fratello. Questi, tra l'altro, Carlo, erano due ragazzi che avevano una capace, guarda che disegni a mano, Straordinario. Sì. ragazzi di nuove generazioni. Ma questi stupendi, mi hanno fatto un libretto che devo dire ho adorato. Dove, appunto, Sì. come giustamente dicevi tu, Carlo, hanno mischiato in una forma, ecco, in questo senso mi riferivo anche a questo Sanremo un po' impopparo, no? C'è chiaramente ormai una diffusione di una cultura che mischia. Noi eravamo abituati al radical chic, ma radical chic forse ormai è superato e Radical abusato. chic è un termine ormai quasi pornografico. Desueto, esatto. Invece, però, questo invece tentativi di mischiare cultura alta e cultura bassa, mainstream, alternative, è chiaro che produce ormai e che è molto forte, no? Nella cultura del rapper, hip hop, produce delle cose assurde. Cioè, questi Però loro vedi si erano fatti. che dico, effettivamente, Vai. se noi pensiamo, diciamo, no, ho citato Rem Koolhaas, ma chiaramente, secondo me, il suo, appunto, se lui è Obi-Wan Kenobi, forse Luke Skywalker potrebbe essere Bjarke Ingels. E Bjarke Ingels, diciamo, no, è stato molto abile dal punto di vista comunicativo con Yes is More, no? Per dire, da questo punto di vista, certamente. Però, insomma, ecco, senz'altro, appunto, a parte ci sono biblioteche intere, ci sono, come dire, dipartimenti, no? Penso anche alle ricerche di Bartolozzi, ma su quello che è il rapporto di architettura e media. Da questo punto di vista, io Certo. ritengo, per esempio, che, diciamo, ritornando sul tema di Acqua Roma, si può trarre, diciamo, personalmente traggo comunque come dire, il dato che traggo è che l'acqua è un elemento di progetto, l'acqua è un elemento. E Roma è atta a recepire questo aspetto, per esempio, anche in una maniera Io diversa, la sento. Roma, diciamo. Mi senti? Mi sentite? Non so se mi sentite. Sì, adesso sì, prima ti sentivo un po' meccanico. Dico, in una maniera diciamo, effettivamente anche Portoghesi, diciamo, nella sua proposta per Roma interrotta e in tutta, diciamo, quella che è la lezione che lui poi trae e riporta in qualche modo, appunto sul barocco, questo aspetto, diciamo, di elemento di natura, della forra, no? Legata comunque al paesaggio e al contesto ambientale romano che da sempre, diciamo, no? Mi sentite male? No, no, ti sentiamo, ti sento bene. Ah, io non so Ok. se è un No, problema ecco, solo mio. anche in Ah, no, allora è questa. un problema mio, scusate. Prego, prego. Però ecco, per concludere, diciamo, lo può essere sia l'acqua è un elemento di progetto, lo può essere sia in negativo che in positivo, cioè lo può essere sia come elemento, diciamo, che produce in virtù di un'operazione tipo carsico, come secondo me appunto la Roma interrotta di Portoghesi ci fa vedere, Certo. no? La città barocca vista come no? La prospettiva delle forre che lui faceva. Fantastica, e sia come invece no, in positivo, come elemento proprio come tipo, no? Che inonda, che avanza, che è inarrestabile in qualche modo, no? Quindi
In questo senso credo che il rapporto tra Roma e l'acqua sia il problema, ma anche la soluzione. Ecco, penso che sia il problema e la soluzione. Credo che sia questa cosa qui Come dell'acqua spesso veramente hai da ragione. approfondire. Veramente Sì. estremamente da approfondire perché appunto è uno spunto progettuale ma anche una tradizione, un elemento di riconoscibilità dei romani. Io dicevo prima fluviale perché guardate, è veramente pazzesco. Noi possediamo, è una piccola divagazione, questa è una piccola conoscenza che ho acquisito veramente molto recentemente. Mi è capitato di vedere la mostra della CeA di qualche tempo fa, poi ho fatto una passeggiata alle origini del Peschiera, andare a vedere le fonti e dove c'è la centrale dell'acqua, che è interessantissima quella storia. Negli anni 50 e 60 sono stati fatti dei capitolati di appalti per realizzare le varianti della conduttura del Peschiera che arriva fino a Roma, che sono delle narrazioni, delle mitologiche, delle epiche incredibili. L'acqua a Roma è veramente incredibile e ha veramente modificato anche l'assetto urbanistico. Ci sono degli scritti da qualche parte, io adesso poi lo troverò questa, in cui si racconta appunto che alcuni piani regolatori sono stati modificati, soprattutto una parte, quella ovviamente ovest, est di Roma, proprio per favorire la calata dell'acqua, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era un grande casino. Quindi l'acqua a Roma veramente ha modificato anche storicamente, anche più banalmente nella storia proprio pratica e funzionalista delle cose Roma, ma la ritrovo veramente ovunque, le fontane, c'è Piazzale Clodio, una fontana pazzesca che è in disuso da tanto tempo e che pure quella c'ha una storia incredibile. I Nasoni, non so, voglio dire, ci stanno delle cose È da vero, tutta la dire. storia delle Sì, fontane devo dire. purtroppo è... Ma Vi devo come dire una voi, cosa, vi devo lasciare, però se voi volete sì, continuare. siamo quasi allo scadere dei minuti. No, io che ne No, dite, ragazzi? sì, Se io pure. potete, No, io pure devo perché ho il corso andare. adesso, Però ho il peccato corso perché in Yed, effetti quindi sentivo che io direi ancora che insomma eravamo ci stanno, caldi. la Lo so. riprenderemo. È bene così, è bene così. È Forse è meglio bene così lasciarsi, allora. è meglio Bene così, lasciarsi sul più giusto. bello. È Io vi giusto, questo è giusto. ringrazio, grazie. Grazie Carlo, faccio una Grazie chiusura io Carlo, qui. grazie mille. Grazie a voi. Grazie di essere stati con Vai Carlo Prati, Daniele. continuerò Daniele Mancini, ne vedrete delle belle per la prossima settimana, restate con noi. Oggi abbiamo raggiunto il picco massimo di 8 visualizzatori, 8 ospiti che ci hanno seguito in diretta tutto il tempo, sono felicissimo. Vedremo poi nel futuro quanti ce ne saranno che riguardano la puntata, però grazie a tutti quanti e a presto, a venerdì prossimo. Grazie Carlo, grazie Mattia. Grazie a Grazie tutti, Carlo, grazie un abbraccio. a voi. Ciao.